Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo del mondo confindustriale che ogni settimana vi tiene compagnia, vi propone un tema di attualità degno di essere approfondito. Ad esempio, nella puntata odierna ci chiediamo quando e come torneremo a crescere anche in un'ottica di scambio con i mercati internazionali. Una domanda dalle mille sfumature. Proveremo a interpretarla insieme ad ospiti molto quotati che sto per presentarvi. Abbiamo anche un ospite internazionale in collegamento. Presento immediatamente Alessia Paolicchi, che è il direttore Italy America della Camera di Commercio del Texas. Buonasera Alessia. Buonasera, grazie del vostro invito. In studio abbiamo Lucio Lauretti, che è il presidente della sezione turismo di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera professore. Buonasera a tutti, grazie. Inizio subito dal presidente professor Lauretti e chiedo che cosa è accaduto dal punto di vista delle dinamiche economiche in questo momento di crisi a livello internazionale. Qual è la situazione che ci sta vedendo coinvolti? Allora, come purtroppo tutti ricordiamo, il virus e la pandemia sono stati ufficializzati a gennaio del 2020. E, tanto per ricordarci, il virus deriva dalla Cina, in particolare dalla città di Wuhan, o dal mercato degli animali o dal laboratorio, non ancora lo sappiamo e non so se lo sapremo mai. C'è stato un medico già nel mese di novembre del 2019 che aveva denunciato che c'era un virus in giro, ma le autorità cinesi lo hanno imprigionato e non lo hanno curato in carcere e poi è morto in carcere. Nel frattempo la Cina ha dichiarato che il virus c'era a gennaio, come dicevo prima, del 2020, pur facendo parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che impone che entro 48 ore chiunque fosse a conoscenza di una situazione del genere lo debba dichiarare, in maniera che la zona si chiude. Tutto il mondo aiuta questa zona proprio per non far propagare il virus. Invece la comunicazione è stata data a gennaio, ma nel frattempo le autorità cinesi hanno isolato tutta la provincia di Wuhan dal resto della Cina, sia per i collegamenti autostradali che i collegamenti stradali, ferroviari e aerei. Però hanno dimenticato di isolare la provincia dal resto del mondo e in quel periodo c'erano 3 voli settimanali con Milano e 3 voli settimanali per New York e quindi il virus poi si è propagato. Che effetti dal punto di vista sanitario, poi vediamo quelli economici, si sono avuti dopo questo periodo qui? Il primo dato che posso dare è che anziché le infezioni e i decessi in linea generale, in termini assoluti, vediamo quelli per milione di abitanti, perché è chiaro che non sono paragonabili paesi grandi con paesi piccoli. Il primo paese che ha avuto decessi e infezioni per milione di abitanti è stato la Spagna. Il secondo è stato l'Italia, il terzo il Regno Unito, il quarto il Brasile, il quinto Stati Uniti, Francia al sesto posto, Russia al settimo e India all'ottavo. Per venire a dati ancora più vicini alla realtà, vediamo i casi di infezione ogni 10.000 abitanti e non ci crederete, ma il paese che ha avuto più casi per ogni 10.000 abitanti è stato il Lussemburgo. Al secondo posto l'Islanda, terzo posto la Spagna, poi la Svizzera, di cui nessuno ha mai parlato,
e al quinto posto l'Italia. Gli Stati Uniti sono al 13° posto. Questo dato fa il paio con il grado di anzianità della popolazione. Over 65 con la maggiore percentuale è il Giappone. Al secondo posto abbiamo l'Italia, poi il Portogallo, poi la Germania e poi gli Stati Uniti molto, molto più avanti. Quindi chiaramente i paesi che avevano una popolazione con più anzianità chiaramente hanno avuto anche maggiori casi. Dal punto di vista economico dobbiamo dire che tutti i paesi nel 2020 hanno avuto tassi di crescita negativi, escluso soltanto tre paesi. I tre paesi che hanno avuto tassi di crescita positivi ancora sono stati soltanto Cina, India e Indonesia. Quando è scoppiata la pandemia, tutti i governi sono intervenuti. Sono intervenuti perché hanno dovuto mettere in cassa integrazione, in Italia si chiama cassa integrazione, in altri paesi ci sono altre forme, ci sono state diminuzioni di entrate e quindi il primo effetto economico che hanno avuto dal punto di vista macroeconomico tutti i paesi è stato il rapporto debito su PIL. Il rapporto debito su PIL tra il 2019 e il 2020 è aumentato per tutti. A livello generale possiamo dire che l'Europa ha fatto un po' meglio degli Stati Uniti. In Europa c'è stato un più 17% di incremento del debito contro il 23% degli Stati Uniti. Venendo ai paesi che più ci interessano, abbiamo un minimo della Germania del 14% e un massimo della Spagna del 28% di incremento del rapporto debito su PIL. L'Italia sta al 27% e quindi noi siamo passati da 134,8 miliardi di debito a 161,8. Che cosa si prevede per il 2021? Si prevede una sostanziale piccolissima diminuzione per la maggior parte di loro. Per esempio in Italia le previsioni sono che da 161 miliardi si passa a 158, quindi con qualche miliardo in meno. Un altro effetto che si è avuto per tutti i paesi è stato il deficit su PIL. La diminuzione delle entrate, come dicevo, e anche le maggiori spese pubbliche hanno comportato che anche qui l'Eurozona ha fatto un po' meglio degli Stati Uniti e a livello invece europeo l'Italia ha avuto un incremento del rapporto deficit su PIL dell'11% contro il 10% della Francia, il 10% della Germania e l'11 della Spagna. Il Regno Unito più 19% e quindi è quello che ha subito maggiormente questi dati. Questa slide mostra un altro effetto della pandemia, e cioè il mercato del lavoro. Allora, in tutti i paesi che ho mostrato qui c'è stato un incremento del tasso di disoccupazione. Quale paese ha avuto il tasso di disoccupazione maggiore? La Spagna. La Spagna è passata da poco meno del 15% di tasso di disoccupazione a più del 20%. L'Italia era intorno al 10%, è salita, come noi sappiamo, intorno al 12,50%. Gli Stati Uniti, che avevano il minimo storico di tasso di disoccupazione sotto al 5%, circa il 4,5%, sono saliti al 10%. Ma come vediamo dal grafico, già nel 2021 ci sarà una diminuzione consistente del tasso di disoccupazione. Quindi noi pensiamo che nel 2021, salvo tutte le variabili che ci possono essere per quanto riguarda il Covid, dovrebbe portare a un miglioramento dell'economia. Perfetto, Presidente, ci fermiamo un attimo con questi preziosi dati che ci danno la
possibilità di coinvolgere la dottoressa Paulicchi in collegamento dalla Camera di Commercio del Texas. Dottoressa, abbiamo sentito un po' di dati, un po' di numeri e volevo sapere esattamente là sul posto dove siete adesso in America, nel suo stato, qual è la percezione, come incide tutto questo, ma poi soprattutto mi interessa sapere in una chiave propositiva qual è il ruolo, come vi state comportando in qualità di camere di commercio, di supporto alle aziende in un momento così delicato come questo. Prego, Paulicchi. Certo. Dunque, il Texas in realtà l'America è un continente, quindi la storia che io vi racconto del Texas è leggermente diversa rispetto a quella dell'America nel suo insieme, e questo perché il Texas è uno degli stati più ricchi degli Stati Uniti, perché prima della pandemia contribuiva per l'8% al PIL degli Stati Uniti. Qui in Texas si produce il 10% di tutta l'industria manufatturiera statunitense, quindi stiamo parlando di grandi numeri, di uno Stato che certamente è stato molto colpito dalla pandemia, non solo perché questa ha limitato e in qualche modo dato uno stop a tutte le attività economiche, ma perché in Texas si è anche accompagnata al drastico calo del prezzo del petrolio, no? Quindi il mondo ha smesso di lavorare in qualche modo, ha rallentato il suo ritmo, i prezzi sono caduti, questo è stato un ennesimo danno all'economia del Texas. La nostra Camera nasce in Texas nel 92, cerco di raccontarvi brevemente chi siamo, proprio perché questo è quello che noi stiamo facendo per aiutare le aziende anche in momenti così difficili. Nasce, dicevo, nel 1992 a Houston e nasce per iniziativa di un gruppo di imprenditori italiani che hanno cercato di costruire un'organizzazione che venisse in aiuto e che fosse a supporto dei loro colleghi qualora volessero affrontare l'internazionalizzazione, un processo di sviluppo e di acquisizione di un mercato così grande ma così lontano e quindi diverso. La nostra Camera copre non solo il territorio del Texas, ma anche quello dell'Oklahoma, dell'Arkansas e della Louisiana, e diciamo quello che facciamo in parole povere è: diamo un supporto dall'A alla Z alle aziende piccole e medie, perché sono loro che maggiormente possono usufruire della nostra conoscenza, del nostro essere qui e esserci da sempre, e cerchiamo di dare loro gli strumenti per sviluppare il proprio business nel minor tempo possibile e con il minor numero di errori possibile. Quindi certamente la pandemia è arrivata in un Texas che cresceva, come il professore vi ha accennato, l'America stava vivendo il ciclo economico di crescita più lungo della sua storia, che era iniziato nel 2009, e l'impatto è stato molto importante. Gli stati hanno reagito diversamente alla pandemia, quindi la mia esperienza è quella di uno stato che praticamente non ha avuto lockdown, ma che ha comunque dovuto gestire una pandemia che è arrivata più tardi. Il Texas, come tutta l'America, possiede pochissimi ammortizzatori sociali. Quindi nel momento in cui la pandemia ha chiuso o comunque ha sospeso le attività, il tasso di disoccupazione si è impennato in maniera drastica, molto di più di quanto non succeda in Europa, dove comunque ci sono degli strumenti appunto che in qualche modo ammortizzano il colpo. E uno dei settori che è stato naturalmente colpito è quello della ristorazione. Per quanto qui il lockdown, vi dicevo, è stato molto breve e quindi i ristoranti non hanno potuto servire al pubblico soltanto per circa un mese e mezzo, quello a cui abbiamo assistito di interesse
è che in realtà la capacità di adattarsi e di offrire nuovi servizi non solo è stata utile per la sopravvivenza, io vi racconto della ristorazione italiana, ma questo discorso è valido per ogni tipo di ristorazione qui in Texas, ma per offrire nuovi servizi. E cioè il ristorante non solo naturalmente si è occupato di fare servizi a domicilio, di trasferire i pasti, diciamo, ai clienti, ma è stato autorizzato, cosa che prima non poteva fare, ad esempio, a vendere alcolici, a vendere cocktail a trasferirli al pubblico. Ma vi dirò di più, quando anche i ristoranti sono stati in grado di mettere seduti il 50% dei loro clienti, hanno fatto in modo di recuperare l'ulteriore 50% proprio con gli strumenti che noi abbiamo davanti oggi, e cioè virtuali. Io molto spesso ho partecipato a delle cene in cui mi viene consegnato la cena, io mi collego con il ristorante e trascorro una piacevole serata mentre lo chef mi racconta delle ricette, mentre il sommelier mi insegna come degustare e come i vini legati alla cena, e un blogger gestisce la conversazione tra le parti. Quindi La pandemia e gli effetti della pandemia che io ho visto in Texas sono certamente di una importante crisi, soprattutto dal punto di vista della forza lavoro, un'ulteriore modifica dei canali distributivi, non così drastica come probabilmente in Europa, perché l'acquisto online era già la modalità preferita e prediletta qui ancora prima della pandemia, ma certamente una flessibilità che ha consentito da una parte di offrire nuovi servizi in nuove modalità per resistere, ma servizi che continuano ad essere di successo anche adesso. Il Texas ormai vi direi che sin da novembre ha riavviato tutte le attività, non ci sono limitazioni se non l'utilizzo della mascherina e di tutte, come dire, le misure di distanziamento sociale. Ebbene, la cena virtuale vista come strumento per incrementare fonti di reddito è rimasta un momento importante per magari quelle famiglie che non hanno la possibilità di uscire al ristorante, ma che comunque vogliono potersi gustare questa soluzione. Perfetto, Paolicchi, la interrompo, dopo ci ricolleghiamo per altri spunti. Presidente, si parlava di un cambio di paradigma per pensare ad un futuro non dico rosio, che può essere una terminologia fin troppo esagerata, però sicuramente per configurare nuovi orizzonti. Che cosa bisogna fare dal suo osservatorio? Chiedere a un economista quando usciremo dalla crisi è una domanda da 100 milioni di dollari, nessuno ha la sfera di cristallo, però possiamo fare un ragionamento per capire. Negli ultimi 100 anni ci sono state varie crisi di vario genere, però ci sono state tre grandi crisi: la crisi del 29, la crisi del 2009, 2008, 2009, la crisi dei subprime, e la pandemia di adesso. La pandemia di adesso è la seconda più profonda crisi che noi abbiamo avuto, che il mondo ha avuto negli ultimi 100 anni, seconda soltanto alla Grande Depressione. E quindi mettiamo a confronto la crisi attuale con quella del 2008-2009, vediamo il grafico, qui ci sono gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone, di cui non parliamo. Come vediamo, nel 2009 c'è stato un decremento del PIL di oltre il 2% negli Stati Uniti e più del doppio, oltre il 4% nell'Europa. Però poi, guardando gli anni successivi, 2010, 2011, 2012, vediamo che negli Stati Uniti è stata recuperata già dal primo anno la crisi, con delle politiche monetarie molto espansive, con una politica molto aggressiva, mentre in Europa, vedete, c'è stata un po' di incertezza i primi anni del dopo crisi. C'era il governatore Trichet a capo della Banca Centrale
europea che non ha affrontato debitamente la crisi. Poi nel 2012, il 25 giugno del 2012, Mario Draghi, il nuovo governatore, pronunciò la famosa frase «whatever it takes» e cominciò con delle politiche molto espansive, il quantitative easing, e quindi l'Europa è uscita dalla crisi in 5 anni. Poi ci spostiamo nell'altra parte del grafico e vediamo invece la pandemia. Anche qui in Europa la crisi è stata più profonda degli Stati Uniti e, come si vede, non si recupera già nell'anno successivo, nel 2021, né in Europa né negli Stati Uniti, ma bisognerà vedere quali saranno le strategie che verranno adottate. Lo vediamo meglio nella slide successiva. Ecco, qui abbiamo indicato la crisi, quindi la diminuzione del PIL della crisi dei subprime e quella invece della pandemia. Vedete che nella crisi dei subprime non si è mai recuperato, e lo vediamo dalla linea tratteggiata, il trend precedente. C'è stata una diminuzione del PIL, un aumento, un rimbalzo negli anni successivi e poi invece si è andati sempre però al di sotto di quello che era il trend precedente. Poi c'è la crisi della pandemia. Vedete che la crisi è più profonda di quella del 2008-2009, ma qui abbiamo due scenari. Uno scenario ottimistico e uno scenario pessimistico. Questi due scenari dipenderanno da quando usciremo dalla situazione sanitaria e dalle politiche che adotteremo per uscire dalla crisi e da una serie di indicatori. Quindi, che cosa possiamo dire per quanto riguarda i tempi? In Italia noi dovremmo fare delle scelte. Il mio maestro Dominic Salvatore 10 anni fa, anche 15 anni fa, scriveva ogni settimana sulla prima pagina del Sole 24 Ore dicendo che noi dobbiamo adottare delle riforme e l'Italia ha bisogno di riforme. Una prima che noi necessitiamo, vediamo la slide successiva, è quella relativa al mercato del lavoro. Questa è una slide che mostra la produttività del lavoro. La linea rossa è l'Italia e come vediamo che rispetto ai nostri competitor la nostra produttività del lavoro è più bassa degli altri, ma non solo, ma vediamo che negli ultimi 10 anni un lavoratore ha la stessa produttività che 10 anni fa. Ma come? I nostri giovani sono più bravi, sono più preparati, c'è più tecnologia, eppure dal grafico vediamo che la produttività del lavoro non è aumentata. E vediamo la slide successiva, questo si riverbera nel costo del lavoro, questo è il costo del lavoro per unità di prodotto, il CLUP. Come vedete l'Italia rispetto ai nostri competitor ha il costo del lavoro più elevato. Fino al 2010 la Grecia ce l'aveva più elevato dell'Italia e poi invece con la crisi che c'è stata in Grecia sono stati tagliati i salari del 30% e adesso ce l'ha più bassa di noi. E la Spagna anche ce l'aveva più alta di noi e poi invece ha diminuito il costo del lavoro. Questo è un grande problema per l'Italia. Vado in Texas, chiedo dottoressa degli esempi, so che lei ci voleva illustrare un po' di esempi concreti su come avete aiutato alcune aziende prima della pandemia e adesso in questo periodo così difficile. Sì, dunque quello che come dire, anche la Camera di Commercio naturalmente al momento della pandemia ha dovuto ripensare profondamente, non tanto ai propri servizi quanto alla modalità di offerta degli stessi e alla loro efficienza, alla loro efficacia, no? Di nuovo. Quindi quello che mi piacerebbe raccontarvi sono 3 brevi progetti, poi legati anche ad alcune aziende, ad alcuni casi di successo, ma 3 progetti che ci hanno consentito, ci stanno consentendo di aiutare le aziende italiane, approfittando anche del fatto che poi questa pandemia sta facendo male a tutti, ma lo fa in segmenti temporali diversi. Quindi in questo momento in cui ad esempio l'economia del Texas
sta nuovamente muovendosi e muovendosi con successo, quindi c'è un'offerta, c'è una domanda. Il nostro ruolo, il nostro compito deve essere quello di aiutare le aziende ad approfittare anche in questo momento complicato, anche in questo momento in cui viaggiare ed avere contatti è molto difficile. E quindi che cosa abbiamo fatto? In primis abbiamo trasformato, ad esempio, nel settore agroalimentare il nostro evento più importante, che si chiama Taste of Italy e che radunava in Texas ogni anno quasi 100 aziende che si confrontavano con importatori, distributori, tutti quelli che sono gli operatori di settore, l'abbiamo in qualche modo non solo digitalizzata, perché è chiaro che l'unica forma di incontro ormai è solo quella su piattaforme online, ma abbiamo comunque cercato di renderla anche efficace. Quindi abbiamo creato delle piattaforme logistiche fisiche in Italia per radunare i prodotti, per portarli in Texas e per consegnarli agli importatori, per rendere quindi gli incontri sì virtuali, perché questa è l'unica forma, ma anche degli incontri efficaci, perché l'importatore che ha avuto la possibilità di degustare il vino, di assaggiare il prodotto, può, anche se a distanza, mettere in piedi degli incontri che sono degli incontri efficaci, che possono anche portare, perché no, a dei contratti. Passiamo agli altri due esempi. Il tempo sì, dicevo, abbiamo costruito velocissimamente, abbiamo costruito una piattaforma insieme a tutte le altre camere italiane in Canada, America e Texas, che è un vero e proprio negozio virtuale, quindi non più un sito web, ma una chance per qualunque azienda di essere live di fronte ai propri clienti, agenti, importatori. Non è una piattaforma che fa concorrenza a Amazon, è uno strumento per essere qui pur non essendoci, e laddove questo non è possibile la Camera si è organizzata anche per avere una sorta di quello che noi chiamiamo Resident Export Manager. Laddove voi non potete venire perché l'export manager delle aziende non si può fisicamente muovere, noi siamo qua, siamo locali, possiamo customizzare questa offerta e possiamo essere il vostro braccio operativo e possiamo approfittare delle opportunità che già ci sono, che nuovamente ci sono, per rilanciare le aziende italiane anche in questo territorio. Perfetto, ottimi spunti. Presidente Laureti, a lei la parola conclusiva, 30 secondi per fare una sorta di sintesi. Allora, che cosa si può dire per quanto riguarda l'Italia? Ci sono dei ranking mondiali che spiegano molto bene quali sono i punti di debolezza del nostro paese. Il primo è la tassazione. La tassazione ci vede molto indietro rispetto ai nostri competitor e rispetto a paesi che ci sono vicini. Ma non è un problema soltanto di aliquota, ma è anche un problema di numero di adempimenti fiscali a cui le nostre imprese devono sottostare. Il governo Draghi sta affrontando il problema della tassazione e speriamo che questo avvenga. Un secondo problema è sicuramente quello della burocrazia, che ci vede bloccate le nostre imprese, su cui bisognerà assolutamente operare. Sarà una riforma molto difficile, speriamo che il governo avrà il coraggio di mettere mano a questo. Una terza riforma è la lentezza della giustizia. Allora, per avere i 3 gradi di giudizio, vi dico quelli che sono i nostri paesi più vicini. La Francia ci vogliono 3 anni e 5 mesi, la Germania 2 anni e 2 mesi, la Spagna 2 anni e 3 mesi, in Italia ci vogliono 7 anni e 8 mesi per avere. Questo ovviamente ha ripercussioni anche sugli investimenti esteri, che quando vedono un sistema giudiziario come il nostro fuggono. Ultimo problema che ci sta molto a cuore è che l'Italia non ripartirà se non riparte il Sud. C'è un eccessivo divario tra Nord e Sud, c'è un tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 29 anni al Nord del 14,1%, al Sud del 35,3%. Ci sono percentuali di giovani che non lavorano e non studiano. Sono al Nord il 16,8% e al Sud del 32,8%. Ecco, la domanda che mi avete fatto, in quanto tempo usciremo da questa crisi, dipenderà da quante e come riforme farà il governo.
E io ringrazio ovviamente i telespettatori per averci seguito, la regia di Andrea Di Fabio per la puntuale presenza, poi giustamente i miei ospiti in collegamento, la dottoressa Alessia Paolicchi, direttore di Italy America, che ci ha parlato dalla Camera di Commercio del Texas e ci ha illustrato tutto quello che si può fare per gli imprenditori che desiderano ragionare in un'ottica di internazionalizzazione. Grazie mille. Grazie a voi. Dottoressa, ovviamente in studio ringrazio il professor Laureti e ringrazio io tutti voi per averci seguito. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.